Con mister Durazzo nel post partita di Viribus Uniti Santa Maria della Carità, mister, decima giornata, arriva un'altra vittoria, facciamo un commento su questa partita che, visto la prima mezz'ora, un Santa Maria soffrire perché la Viribus stava davvero messa bene in campo. Beh, partita che comunque andava presa in un certo modo, perché si tratta di una squadra che comunque durante questo campionato sta facendo vedere che comunque al di là di tutti i problemi che c'ha riguardo il campo, comunque sta là, è nel gruppo e diciamo che ha fatto delle prestazioni encomiabili fino adesso per come si trovava. Logicamente noi siamo venuti per fare la nostra classica partita, cercando di mantenere il pallino del gioco, abbiamo fatto in modo che fosse così, però loro erano ben messi in campo dall'inizio, hanno chiuso bene gli spazi, ma poi diciamo siamo riusciti ad andare in vantaggio su un calcio piazzato di testa con Apuzzo, e di lì diciamo il nostro palleggio è stato diciamo determinante anche per portare palla sugli esterni e raddoppiare poi con il bomber Faricello per poi finire con Michele Talia. Ci sono state alcune occasioni che abbiamo fallito in maniera clamorosa, però tutto sommato sono contento, ottima partita sotto il profilo tecnico-tattico del palleggio e anche per quanto riguarda il cuore. Mister, arriva al 40° gol di Apuzzo, poi appunto raddoppiamo nel secondo tempo con Farriciello e poi il tris firmato da Talia. Mister, secondo tempo che ha visto un Santa Maria molto più vivace, nonostante la reazione degli ospiti che ci potevamo aspettare nel secondo tempo in quanto il risultato era fisso sullo 0-1. E, mister, come ha visto il reparto offensivo? Appunto sono state molte le occasioni sprecate, il risultato poteva essere molto più rotondo. Sì, beh, abbiamo fatto un'ottima gara, io devo fare i complimenti ai miei perché hanno interpretato una gara in maniera perfetta. È un campo difficile questo di Brusciano con la Viribus nella maniera più assoluta, però tutto sommato abbiamo dato quel dinamismo importante in un campo non troppo grande e diciamo abbiamo puntato sempre i terzini per andare al cross, per andare alla conclusione. Logicamente i gol si falliscono come poi se ne fanno altri importanti e alla fine diciamo che aspettavamo una ripresa, inizio ripresa molto più arrembante da parte della Viribus, era logico, erano sotto di un gol, però comunque diciamo che tutto sommato abbiamo fatto gol nel momento giusto, nel momento in cui loro potevano accelerare li abbiamo diciamo soffocati tra virgolette immediatamente. Mister, Russo si ferma nell'ultimo giorno di allenamento e quindi non è stato della gara, viene sostituito da Fortunato, la prestazione di Fortunato che viene schierato, fa una bella prestazione e alla fine viene sostituito con gli applausi anche della panchina. Sì, vabbè, Jacopo ha fatto una partita ottima al di poco, una partita eccezionale sotto tutti i profili dell'attenzione, soprattutto per quanto riguarda le scalature, le preventive, leggendo la libera e la coperta, ha sbagliato poco se non niente, ma non è una novità, voglio dire, non è una meraviglia, sono calciatori che io ho dinanzi agli occhi una settimana intera, li conosco bene, sapevo che c'erano garanzie sotto questo profilo, quindi ce l'ha dimostrato, perciò sono molto contento per lui come per altri. Mister, il scampolo di partita, ultimi minuti per Avitabile, un difensore che quest'anno sta facendo parlare di sé nella Juniores, viene convocato già la seconda terza convocazione, qualche partita in Coppa e pochi minuti per lui, una valutazione su questo ragazzo che può dare una mano a questo gruppo? Ma sicuramente nel 2004, si sta allenando bene, sta facendo bene con noi in allenamento, si mostra diligente, attivo, molto dinamico e con quella cattiveria giusta, perciò è un calciatore molto interessante, deve stare con noi, deve crescere in modo tale che ci può dare una grossa mano. Mister, prossima gara in quel di Agerola, che partita si aspetta e se è la prossima la partita che teme di più? No, io temo tutte le partite, nella prossima, né quella precedente a questa. La partita più difficile del campionato per noi è sempre la prossima che giocheremo, nella maniera più assoluta. O è la Gerola o è un'altra squadra, le partite sono uguali, le temo tutte, le rispetto tutte, perché diciamo, per noi ogni partita diventa difficile sempre da sbrogliare. Perché logicamente c'è sempre un piglio diverso da parte della squadra avversaria, in particolar modo la Gerola ha
molti calciatori importanti, quindi diciamo che è una partita sotto ogni punto di vista difficilissima e praticamente è una partita da prendere in un certo modo. Mister, grazie mille, alla prossima. Ciao, grazie a te.